E what a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead. Ricordo ragazzi il vostro sostegno con like assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori in questo nuovissimo episodio su questo incredibile gioco a scelte. Si tratta di un gioco ormai vecchiotto ma che comunque resta sempre nei nostri cuori. L'ultima volta quindi siamo dovuti scappare praticamente dalla fattoria in cui eravamo perché a causa di una scelta sbagliata, anche se qualcuno di voi mi ha detto che forse in ogni caso purtroppo Sean sarebbe morto, il povero ragazzo appunto ragazzi è morto, quindi il padre ci ha praticamente cacciato. Siamo andati via insieme a Kenny e alla sua famiglia, siamo riusciti ad arrivare a Macon dove appunto si trova la famiglia di Lee di regola. Fatto sta che alla fine ci siamo rinchiusi all'interno della farmacia che tra l'altro apparteneva proprio alla famiglia di Lee. All'interno c'era già un gruppo di persone, si sono create già un pochettino di incomprensioni con gli altri membri del gruppo, ma si cerca di fare al meglio ragazzi di quello che riusciamo a fare. Fatto sta che alla fine siamo usciti per raggiungere Glenn al motel perché ci aveva avvisati che era rimasto bloccato lì. L'ultima volta quindi ci eravamo lasciati esattamente qui ragazzi. Non ci resta che provare a sbirciare, a dare un'occhiata. Se sbirci troppo a lungo sarei visto, ma che gioia, che gioia in mezza. Però dobbiamo riuscire a capire cosa fare. Possiamo andare a nasconderci dietro il camper senza che questo maledetto se ne accorga? Ok, fin qui ci siamo arrivati. Perché ragazzi dobbiamo cercare di salvare una ragazza che si è rinchiusa all'interno di una delle stanze. Oddio, cerchiamo di fare attenzione. Davvero non vorremmo farci scoprire adesso. Fatto sta che beh, no, non la possiamo usare proprio perché abbiamo detto cerchiamo di non avere approcci ragazzi troppo rumorosi. Per cui oddio, il panic. Oh, che cosa dovrei fare, cazzarola? E quindi ho capito, ma ad averlo saputo me ne sarei preoccupata prima. Avrei cercato prima qualcosa, no? Che devo fare? Devo tornare indietro? Ok, vabbè, allora torniamo indietro, ragazzi, torniamo fino al muro. Vediamo un pochettino se riusciamo a recuperare qualche strumento, qualche roba. Qualcosa dovremmo pure riuscire a prendere, o no, ragazzi? Andiamo fino a lì. Mazza, ce ne sono di opzioni, eh? E ce ne sono di zombie qua intorno. Ok, allora controlleremo il pick-up, allora, che dite? Direi di sì, magari c'è qualcosa di utile. Ad esempio un cacciavite. Il problema è rompere il vetro senza che se ne accorgano ragazzi, perché ovviamente faremo rumore. Quindi io temo ragazzi che rompendo il vetro questi ci vengano a fare le chiappe a strisce. Scusate, eh. Fatemi vedere. Quel personaggio. Va bene, mi sa ragazzi che non mi resta che rompere il vetro. Facciamoci il segno della croce, speriamo non succeda niente di... Hey man, that drew some attention. Be careful. Grazie, già lo sapevo. Quindi non riesco. No, niente, non riesco a sfondarlo. Come lo sfondo allora? Ci dovrà pure essere qualcosa di utile, no? Ok, quello non va da nessuna parte e va bene, fin qui ci siamo arrivati. One eternity later. Di nuovo qui ragazzi, vediamo se mi sono... ecco che cosa mi sono persa. Devo guardare a sinistra, non per forza solo sopra il muretto. Ecco qua ragazzi, c'è un cuscino. Ovviamente immagino che questo sia l'elemento chiave per rompere il vetro del pick-up. Finalmente ce l'ho fatta. A volte, raga, vedete, basta perdersi un piccolo dettaglino e magari puoi stare mezz'ora a cercare di capire cosa fare. Ok, è arrivato il momento. Vetro, forza. Forza lì, dai. Eccolo qua, perfetto. Opzione cuscino. What are you gonna do with that? Ma tu tiri il rumore?
Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. E dai, ma mi state a prendere in giro? Ma che cavolo ci devo fare col cuscino? Allora, scusate, mi sembrava chiaro dovesse servire ad attutire il rumore del vetro che si spacca. Non ci posso credere. Magari devo soffocare questo zombie qua, che ne so? Ah, ok, col cuscino possiamo attutire il rumore della pistola. Ok, sì. Ok, ci sta. Si può usare anche in questo modo, d'accordo, va bene, perfetto. Ok, adesso ci siamo liberati di questo zombie qua che rompeva un po' le scatole. Che ci facciamo con quest'auto quindi alla fine? Di qua non c'è più niente da usare, vero? Sembrerebbe di no. Ok, vabbè, allora dobbiamo spingere l'auto, suppongo. Forse bisogna sbloccare, ci sarà il freno a mano inserito, suppongo, no? Ok, va bene, ingraniamo la marcia o quello che è. Per far sì che si muova. Suppongo che la vogliano spostare. Con questo che ci faccio? Vabbè, sì, meglio tenere da parte comunque tutte le cose che possono servire. È arrivato il momento allora di spingere l'auto? Dobbiamo arrivare fino a lì, fino a quell'accetta, la voglio. Oh, 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 arriva! Awesome. Fantastico. Ok, allora, adesso che abbiamo liberato l'area, come ci arriviamo dall'altra parte? Il candelotto serve a qualcosa? Che? I can see the spark plug. Porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Ah sì? Oddio, in che senso? In che senso? Scusa, non ho capito. Oh. Wow, davvero sta cosa, ragazzi, non ne avevo la minima idea. Perfetto, ok. Abbiamo preso la nostra prima arma. Meraviglioso, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, allora adesso in parte siamo armati. Immagino che potremo tornare da quella parte. Magari intanto far fuori questo tizio che è qui. Vediamo un attimo se l'idea è quella, ragazzi. Sì, è proprio quella l'idea. Trafiggergli la testa. Ecco qua. Ciao caro. Ok, lag a parte, adesso però c'è un bel problema. Ah, aspetta, quello è bloccato adesso, perfetto. Che è? I'll wait for him to get closer. Ok, ok, oddio che ansia di tutto, che ansia di tutto. No, hai sbagliato lì. Oddio, non puoi sbagliare così. In questi casi potrebbe davvero costarci la vita. Ciao caro, me la fai prendere? Tanto te non c'hai manco una mano, cioè non potresti prenderla comunque, ok? Direttamente, a posto, risolto. Problema risolto! Prendiamo l'accetta che è meglio. Che bello. It's cool. Now we've got this. E che sono talmente marci. Raga, se gli infichi qualcosa in testa si spappola come un cocomero rancido. That should help. Perfetto, ok, questa di sicuro ci aiuterà. Allora, adesso, perfetto, ci possiamo muovere liberamente, quindi immagino che dovremo salire le scale. Why don't you guys l'opzione migliore. Ok, we'll be right behind you. Ok. Va bene, andrò da solo, me ne occupo io, come sempre il lavoro sporco tutto a me, mi raccomando. Ok, allora, con calma e sangue freddo, con calma, yeah. Adesso li facciamo fuori e non si è accorto di me. Boom, bitch, è anche per te, ne ho anche per te. Ok. Così sì, ragazzi, che dà soddisfazione quando gliela spappoli quella testaccia marcia. Signorina, io non vedo niente, non vedo porte. Io non so, ragazzi, se si è buggato o se è l'ombra che... non lo so. Sinceramente. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys.
Io credo si sia buggato, però vabbè. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. E sembrerebbe non voglia essere salvata. Spacchiamo il buio, ragazzi. Lì può fare anche questo. Stop, just stop. I'm coming out. Ok, spero si sbaghi. Ok. You're hurt. Salve, oh, signora. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? When? I don't want that. Domanda? It's not Christian. Please, just leave me. Please go. Ok, cioè, ma minchia, raga. Ah, se è chiaro che è stata morsa, è chiaro che non abbiamo scelta, ragazzi. Non avrebbe senso portarla con noi e portarci un guaio in più a casa. Quindi, ce ne andiamo. Ok, we'll leave. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. You have a gun. So, can I borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me? I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa. Please, I don't want to be one of them. They're satanic. Minchia, ragazzi. Poi ci si mettono di mezzo queste scelte etiche e morali, che per la miseria. Io la capisco, perché probabilmente al posto suo fare lo stesso ragionamento, non dal punto di vista religioso, dal punto di vista non voglio trasformarmi in uno di quei cosi, anche se ovviamente poi uno non se ne rende più conto, però sono comunque scelte pesanti da fare, ragazzi, perché si tratta di darle un'arma per togliersi definitivamente la vita, ma è chiaro che comunque è condannata, quindi non è che stai dando una pistola a uno che si vuole suicidare così a caso, tra virgolette. Al posto suo farei lo stesso ragionamento, quindi dirò dagliela. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No. Hai fatto una scelta difficile, è vero. Allora sparale. No, guardala, per favore, dagliela. Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. Fine. Mamma mia. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. You sure? Yeah. Ci sono io qui con te. I'm here with you. You're a good man. Se sono brutte ste cose. Porca paletta. Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and well, yeah. We're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Appunto, sì. Avevamo lasciato in sospeso questa cosa qua delle pillole perché non ho mai più trovato le chiavi. Comunque sono sempre, ragazzi, situazioni che ti lasciano pensare poi. Vabbè, allora io volevo dare una barretta a Lily sperando di instaurare un buon rapporto. It's not much, but here. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's really sweet. Don't mention it.
Ok, allora, queste benedette chiavi... Oh, Clem! Ciao, Clem! Hey there! Hi! Come va il dito? How's your finger, Clem? Good, it doesn't hurt so much anymore. Good. Ok, bene. Lo so che non sono tuo padre, ma come continua? I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, ok? Ok, same. You're my guy? Oh, no! You know... We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. Oh. We'll sit tight. Okay. Ok, mi sembra il minimo andare a vedere come stesse Clem. Comunque, l'unica cosa, ragazzi, parliamo un attimo con lei perché mi sembra abbastanza scossa. Hey, Carly. Tutto bene? That radio sign off didn't sound too good. Are you okay? I'm fine. Va bene allora. All right then, we don't need to talk about it. Thanks. There's nothing I can do now anyway. Ok, Carla ha notato la tua preoccupazione. Ok, voglio che comunque questi personaggi si accorgano delle buone intenzioni di Lee, anche se appunto lei sa del suo passato. Comunque, l'ultima volta, ragazzi, mi è venuto in mente che l'unica cosa che non ho fatto è stata uscire appena qua fuori, fino al cancello che è stato chiuso. Magari le chiavi sono cadute lì, non lo so, l'unica cosa che mi viene in mente è perché dentro la farmacia non c'è più nulla. Good. Quindi, wanna go have a look around outside? Sì. Sì, ok, diamo Let's un'occhiata, vediamo around. Un po'. Ok. Ma aspetta, in giro intende in mezzo... In mezzo agli zombie? Questo intende? No! Think of them as... They just... Eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you, they eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah. E mica vi sbrigate a mo'. We better keep it down out of here. Ok, quindi veramente stiamo andando proprio fuori, davvero? Look at the one trapped over there. Oh Dio, il fratello. Oh shit. What? Do you know that guy? Potrebbe essere un impiegato della farmacia, il che è vero. So you're saying he might have the pharmacy keys? I'm saying he A questo might punto have è probabile. Keys. Eia ragazzi. Could be anybody, you know? They start rotting and get all chewed up and... Shut up, Doc. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Scoperta, ragazzi, secondo me è agghiacciante per lì. Cioè, cavolo, era il fratello. Io penso che non sia mai una cosa facile vedere familiari, persone amate ridotte così, ragazzi. Penso non sia facile proprio per niente. Allora, là sotto cosa c'è? Non mi dire, il nostro telecomando universale, davvero, li possiamo attirare tutti lì? Vediamo se funziona. Non funziona. E te pareva. You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? Di corrente ce n'è. Come sa? Come fa a saperlo fare? Let's try. Ah, ammazza. Funziona! All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Ok, quindi questo dovrebbe attirarli lì. Il rumore. Ok, però non di tutti, ovviamente. Ecco. Ah, se ne sono sbattuti in pratica. Benissimo, non è servita una stramazza. Ok, quindi lì che cosa abbiamo? Ferramenta. Did, but it was too risky. Then a bunch of guys showed up and they tried.
And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Ok, quindi che altro possiamo fare? Yeah, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Beh no, l'hanno sfondato comunque. E chiudi a chiave, già è chiuso a chiave. Sì, ma perché vedere la foto, scusate? That guy over there has the keys. Ah, ok, gliela fa vedere a lui. I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. We just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Quello della TV non ha funzionato. Ferramenta, chi lo sa? Che cosa potremmo fare? Intanto il vecchio sarà morto e stramorto nel frattempo. Those TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Ok, è perché c'è il vetro. Doug, you want to get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Did anyone ever have it? Look, man, there were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also okay. Party to some egregious fire code violations. Quindi comunque senza combinazione questo non lo possiamo aprire a meno che non usiamo ovviamente l'accetta. Però dobbiamo trovare un modo, ragazzi, per sfondare quel vetro. Ma possiamo tornare dentro? Cosa c'è qua? Ma c'è un mattone. Come non riesco a prenderlo? C'è Doug lì. Scusami, cioè, cazzo, è qua fuori. Come non riesci a prenderlo? Questo è assurdo, ragazzi. Cioè, basta infilare il braccino. Allora, proviamo a ribadire che dobbiamo perquisire quel tipo laggiù. E dai, come fai ancora a dubitarne? T'ho fatto vedere la foto. Torniamo dentro, va. Ok. Magari parlandone con qualcuno dentro riusciamo a risolvere in qualche modo. Un mattone appena fuori dal cancello dice che non ce la fa a prenderlo. Su, via! Non ci credo, non ci credo, ragazzi. Ah, sai la combinazione del cancello esterno? Lui l'ha chiuso, se non sbaglio. Why? Oh, you come know, perché? I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. Ok, va bene, yeah, vorrà right. dire che lo spaccherò. Mi sa che non c'è molto altro da fare, ragazzi, eh. Proviamo ad uscire di nuovo, a cercare di romperlo. Vediamo che cosa succede. Ok, vediamo un po'. Ok, oh, awesome. Perfetto. A spaccarlo l'abbiamo spaccato. Quindi devo prendere questo benedetto mattone. L'apriamo questo cancello. Ok, perfetto. Come hanno fatto a non accorgersi? Non lo so, ma va benissimo. Quindi adesso sì. Attraverso le sbarre larghe così, no. D'accordo, come non detto, non ci resta che spaccare quel vetro, ragazzi. Non mi hanno visto, Nessuno mi ha visto. Nessuno mi ha visto, va bene. Ragazzi, adesso sì. Adesso sì. Vi attira, il rumorino. Ma no, è solo un rumorino. Da niente. Perfetto. È arrivato il momento, ragazzi, di andare da sto poveraccio. Be careful. Keep an eye. Ovviamente ci vado io. Mi pare giusto e sacrosanto. Raga. Che cosa triste, mamma mia, dai. Hey, bud. I don't know what happened to mom and dad, but I know if you were there, you would have died for them. So, yeah. I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. Non gridare. Scusa se non c'ero. I'm sorry I wasn't here. But knowing you were to take care of them tomorrow, that helped. A sto punto è meglio finirlo, ragazzi.
Oh! Minchia. Mi dispiace lì, ma la testa devi mirare. La testa. Minchia, ma dai, ma che tortura! Terribile sta cosa, ragazzi. There we go. Ok. Holy crap! Run! E che? E perché? E mo se ne dovevano accorgere, no? Ovviamente c'è stato un casino fino ad ora. Mannaggia la pupazza, mannaggia. Corri, corri. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Con le foto del fratello là dietro. Piccolo dettaglio. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Dopo due giorni finalmente possiamo entrare. Ciao Lily, possiamo parlare con lei? Mi sa di no. Vabbè. Andiamo direttamente alla farmacia vera e propria, ragazzi. Minchia, ma No, è che... No, ma si sono sminchiati i comandi. Ok, adesso sì. Così è molto più semplice. Ci siamo. Diceva Oh no. Porca vacca miseria. No. Ecco qua. Così adesso attira tipo tutti gli zombie nel giro di 10 chilometri. Fantastico. Doc, come on, baby, time to go. I'm gonna get the truck pulled up round back. Do it fast. Get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I'm gonna take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Okay, chill out. That door's not locked anymore. Shit. You three, get on it. I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Super organizzazione, ragazzi. Andiamo a dare manforte, tipo subito. We don't make it through this. You should know that. Think you're a great guy. Ce la faremo. Doug, if we don't make it through this, you should know. Che? I should know what? Huh? But I should know. Shit. Oddio. Are you sure? Shit. Non sprecarli tutti. Clementine, can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Cosa? Clementine, mamma mia. Nothing. Wait. The window is screwed. Go. Tutto è andato ormai. Ah! Oddio. Troppa folla. I found something. Oh. Ok, non so se quanto resisterà sto coso. Doug, no! No! Che bastardi maledetti. Cominciamo, di nuovo. Ricominciamo con le scelte che purtroppo, secondo me, in un modo o nell'altro, fanno sì che qualcuno sempre muoia, ragazzi. Ci sta poco da fa. Mi dispiace molto per Doug.
sembra un tipo a posto. Però, come ho fatto il ragionamento la volta scorsa, penso che sia giusto prima, ragazzi, dare una mano a quelli un po' più indifesi. Parliamo di Carly, comunque una donna. È vero, attualmente è armata, voi dite una pistola, ma non ha più colpi. E comunque Carly, appunto, sa sparare. Quindi al gruppo, ragazzi, serve qualcuno che sappia sparare. Quindi mi dispiace. A malincuore, ragazzi, sceglierò Carly. Mi dispiace da morire, veramente. God. Let's go! You got Doug. Hey! You got more! E balla! Balla là! Corri, corri, corri! Che? No! Ma che cazzo dici? Ma non scherzo! Kenny, aiutami! I'm not letting somebody else get eaten today. Especially a good friend. Io non posso credere a quello che è successo, ragazzi. Non ci posso credere. Cioè, quello stronzo mi stava lasciando lì a morire. Cioè, dopo che, tra l'altro, io mi sono fatta ammazzo così per riuscire a prendere le fottute pillole di nitroglicerina per salvargli la vita. Cioè, ma ci siamo fuori. Completamente. Allora, ragazzi, mi ha appena salvato la partita, come ad ogni inizio di cutscene, quindi poi riprenderemo da qui. La prossima volta... siamo riusciti quindi alla fine a fuggire da questa benedetta farmacia. Caso ha voluto che fosse la farmacia della famiglia di Lee, che purtroppo lì, ragazzi, dovesse finire suo fratello, che ormai si era trasformato. Quindi ormai era già morto. Quindi cosa sarà mai successo ai genitori? Temo che non lo sapremo mai. Ma di solito, ragazzi, in queste situazioni quelli che riescono a salvarsi non sono molti. Quindi è stata una cosa abbastanza straziante, ragazzi. Abbastanza straziante. Poi la scelta finale, ovviamente, ha comportato la morte di Doug. In un modo o nell'altro ti portano sempre, ragazzi, a far morire qualcuno. Credo che sia psicologico anche questo. Forse proprio per magari appesantire un pochettino, no? Forse la tua posizione, anche parlo proprio tipo all'interno del gruppo. Adesso vedremo cosa dovrà succedere, perché è lì ovviamente dirà a tutti quanti che quello lì gli ha tirato un pugno e gli ha detto: tu non vieni con noi, cioè stai qui a morire. Per fortuna che c'era Kenny, ragazzi, che ci ha salvato la vita. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!